Vigilia di Ferragosto, tour nel mezzogiorno per il Premier Matteo Renzi, atterrato a Napoli, il Presidente del Consiglio visita anche Reggio Calabria e Termini Imerese. La crescita non si innesca abbassando i salari e facendo riforme che dovrebbero essere finalizzate all'abbassamento della qualità della vita dei lavoratori con la motivazione che saremmo più competitivi. La soluzione non è giocare alla meno peggio, lo ha detto parlando a Napoli. Dobbiamo uscire, ha aggiunto il Premier Renzi, dalla cultura della rassegnazione della delega. La scommessa è non avere alibi e fare il punto su tutte le partite aperte, dicendo al Sud che non è il punto retrogrado del Paese, ma è un luogo nel quale si può fare innovazione ed essere motore di sviluppo. Così alla città della scienza, Napoli. Dell'impegno che ciascuno di noi ha. Abbiamo la firma del protocollo d'intesa per la città della scienza e noi sappiamo la bellezza straordinaria di questo posto, il significato che ha e l'impegno che ci siamo presi perché torni più bello di prima, se è possibile, non sarà facile, ma tornerà perché era già bello prima, ma l'investimento di, alla fine se 30-40 vale l'investimento di, per l'operazione città della scienza è confermato 32. È un investimento che ha come obiettivo quello di dimostrare che noi come governo, come Stato, crediamo in Napoli e crediamo nella città della scienza come occasione di crescita economica. Renzi ha aggiunto, oggi l'Italia è nelle condizioni, facendo riforme che deve fare, di essere guida in Europa, trascinando l'Eurozona fuori dalla crisi. Tutti però devono fare la loro parte con convinzione e determinazione, ha detto, per conquistare la leadership in Europa. L'Italia, ha aggiunto Matteo Renzi, che verrà, conoscerà finalmente una situazione di crescita se faremo passi avanti sulla cultura, sull'educazione, sulla scuola, che sono fattori di crescita tanto quanto le misure economiche. Per Renzi tappa anche alla sede della 4K a Napoli, accompagnati dai ministri del lavoro, dell'ambiente e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio. Non è che l'antipasto, c'è ancora tantissimo da fare. Ogni tre mesi noi ci vediamo a Napoli, facciamo il punto della situazione. Il governo, Napoli è una delle città più belle del mondo, il governo non può non farsi carico. È una firma importantissima, a mio avviso sono due atti che oggi hanno la firma delle istituzioni. Uno, quello storico e strategico, che è il completamento della bonifica del SIN Bagnoli Coroglio, quindi il governo che si impegna a mettere le risorse, è la prima volta che accade, quindi è un cambio di passo del governo verso Napoli, non c'è dubbio. E poi l'accordo sulla ricostruzione città della scienza, costruirla meglio, minor impatto ambientale, il recupero della spiaggia, la rimozione della colmata, quindi credo che è veramente un giorno importante per la nostra città e ho apprezzato anche l'intervento del Presidente del Consiglio, di prospettiva, di ottimismo concreto, ha riconosciuto il ruolo del Mezzogiorno, di Napoli, le cose buone che si stanno facendo a cominciare la metropolitana, con questo spirito si va lontano. Nel